importanti, importanti dei comuni che sono parte di questa parte integrante, parte fondamentale di questa manifestazione, e quindi quelli di Viterbo, San Martino al Cimino, di Canepina, di Soriano al Cimino, Enrico che è sindaco di Soriano al Cimino, di Latra, di Vallerano e di Caprarola. E oltre a loro ci sono i rappresentanti delle associazioni di categoria, del comparto agricolo, che chiaramente conoscono da vicino l'aspetto produttivo, quindi comunque sono per noi, anche per esempio di Chiave di Commercio, un elemento fondamentale. Io darei subito la parola al Presidente Valentella. Grazie, intanto ringrazio i comuni presenti, i delegati, gli assessori, Giulio, ringrazio anche la presenza dell'assessore Simeone, che ormai così è un abitué per quello che riguarda le nostre feste, soprattutto la Castagna, la Conciole, il vino, e anche perché è parte del portale. Cerchiamo sempre di valorizzare tutto il territorio insieme, insomma, poi ci riusciamo non sempre bene, ma comunque insomma penso che rispetto al passato abbiamo fatto uno scatto in avanti. Ringrazio le associazioni di agricoltura presenti perché insomma ci aiutano, ci suggeriscono come in qualche modo dobbiamo lavorare in un settore tanto difficile, complicato, di insomma, che in generale quello dell'agricoltura, ma anche per questo tipo di prodotti. Noi oggi festeggiamo, andiamo via, diciamo, le feste della Castagna, l'ottava edizione, sei comuni interessati, di fatto si è partita da ieri, una iniziativa che durerà fino al 10 di novembre. Ci sono più tempo, cioè il tempo, quindi che si fa più tempo, le varie iniziative e appuntamenti che racchiudono, come dire, complessivamente, diciamo, anni e anni di storia, insomma, la più vecchia mi sembra che sia il comune di Soriano, che è stato il sindaco che è arrivato in questo momento, la più recente è il comune di Caprarola, quindi insomma è un grande lavoro che facciamo insieme a Franco, insieme ai comuni, alle associazioni, alla Camera di Commercio. Valorizzare il prodotto, guardate, secondo me significa valorizzare i prodotti in sé, ma significa anche valorizzare, dico spesso, il territorio, accanto al territorio e la tradizione. A mio avviso non c'è innovazione se non c'è una tradizione profonda all'interno, diciamo, delle nostre iniziative, e in questo caso, come in altri, le radici sono profonde. Tradizione per quello che riguarda la Castagna, che dico subito, a mio avviso è un prodotto culturale, è un patrimonio complessivo culturale. Non nascondo, pensavo benissimo, insomma, che prima di pensare al lancio delle feste della Castagna, prima di pensare insomma a mettere in piedi con i comuni questa iniziativa, abbiamo fatto anche un incontro con i comuni interessati, perché siamo preoccupati, insomma, di nasconderci dietro di loro, siamo preoccupati per questo prodotto. Perché le varie vicissitudini, le varie questioni che poi leggete sui giornali e che riscuola civile, non solo, insomma, hanno fatto in modo che c'è stata una forte contrazione del prodotto. Sono rimasto favorevolmente, diciamo, incoraggiato dai sindaci che erano presenti in quella riunione, perché insomma ci hanno aiutato a dire andiamo avanti insieme. Perché certo che il frutto della castagna è la punta dell'iceberg, però accanto alla castagna c'è tutto un territorio, soprattutto le tradizioni, c'è tutto, diciamo così, un marketing di comunicazione di territorio che bisogna tutelare. Quindi la castagna non solo, la castagna significa anche gli alberi, significano anche le piantagioni, significa insomma molto di più al di là del frutto. Allora, a mio avviso abbiamo deciso, insieme anche a Franco, di dire continuiamo questa nostra iniziativa, anzi rafforziamola, cercando di calibrare meglio le nostre azioni.
e con il suggerimento qui da Delia che è stato così consegnato, che abbiamo cercato di migliorare e di inserire dove non c'erano arrivate le feste, della gastronomia, delle cantine, delle tradizioni, delle iniziative folkloristiche, però abbiamo anche cercato, i comuni si sono spostati su questo e per questo li ringrazio, insomma, di inserire anche iniziative specifiche, convegni, che dia un po' il respiro, insomma, ad un futuro di questo prodotto. E quindi, come dire, si parlerà anche di, della castagna a livello, diciamo, scientifico, come possiamo uscire tutti insieme per risollevare i soldi del prodotto e di quello importante territorio. Per la verità, questa è una riflessione che dobbiamo fare tutti più complessivamente, è innegabile che anche, diciamo, questo nostro territorio presente del mutamento del clima, insomma, ormai noi, come dire, dalle dolcissime autunni, dalle dolcissime primavere, estate e quindi inverno, ci troviamo in maniera spesso traumatica, insomma, non c'è più la primavera, non c'è più l'autunno, ma ci sono grandi siccità, ci sono grandi piogge, quindi, e quindi a lui dobbiamo in qualche maniera anche ripensare il nostro modo di fare cultura agricola, e forse dobbiamo anche ripensare, insomma, insieme come attrezzarci per il futuro di questo, perché è innegabile, ormai se prima la grandine nel temporale era una cosa estemporanea, ormai mi sembra che da qualche anno a questa parte invece diventa una questione costante. Quindi il clima anche qui sta cambiando. Allora, proprio per questo, dopo che abbiamo celebrato le nostre feste, dopo che, come dire, avremo lavorato perché le nostre feste vengono soprattutto turisti, visitatori regionali non solo, quindi dopo che abbiamo accolto bene i nostri visitatori, e faremo in qualche maniera un ritorno, perché è necessario, come dire, specializzare le nostre feste, in questo caso della castagna, ma poi se stanno bene le nostre feste della castagna, così dovrebbero essere loro, così dovrebbero essere loro, quindi voglio dire, la cultura dell'accoglienza dipende da tutti noi, dipende anche dal singolo cittadino, del cittadino di quel comune deve sapere che se un forestiere gli chiede un'informazione per parcheggiare, un conto di dire non lo so, un conto di dire guarda a destra, a sinistra, quindi l'accoglienza, insomma, faccio un esempio banale per farci capire, veramente dalla A alla Z. Allora, dopo questo io credo che prenderemo anche, faremo tesoro dei vari impegni che ci sono nei comuni che hanno organizzato, però penso proprio che per la rilevanza economica, ambientale e sociale che riveste la castagna, io penso, insomma, che dovremmo fare insieme alla provincia, alle associazioni, ai comuni interessati, agli altri enti anche regionali, io penso che dovremmo fare un po' una sorta di stato generale della castagna per capire dove dobbiamo, come dire, puntare per migliorare e per debellare questo fastidioso fenomeno che è il cinghiale. So che i sindaci ormai di questa storia ne sanno più di me, si sono specializzati, hanno in qualche maniera un contributo molto forte, ma noi abbiamo il nostro centro studi del CERS, che è il centro studi della Noccia della Castagna, quindi possiamo dare anche un contributo tecnico, scientifico, e quindi dire, come vedete, feste della castagna e non solo. Quindi è l'appello che faccio, insomma, a noi tutti, agli enti che qui rappresentiamo, alle associazioni di categoria, ma anche a voi, insomma, che vedo quello importante nei messaggi che mandate all'esterno, è questo, è una festa responsabile, perché sappiamo le difficoltà, però vogliamo organizzare attraverso la strada il nostro territorio, in questo caso il territorio della Duscia e della zona dei Cimini in particolare, non solo, c'è anche il tempo, c'è anche l'altra, sapendo che, come dire, pur nella contrazione, pur nella difficoltà, dobbiamo lavorare per il futuro. Mi pare che tu abbia rappresentato in modo esaustivo un po' la situazione del settore, no? Ma del settore castanico, in qualche maniera, per quanto riguarda anche ricordo a me stesso che già in qualche altra circostanza insieme ci siamo trovati in difficoltà
festeggiare qualcosa, mi pare che fosse la nocciola qualche tempo fa, ti ricordo, festeggiamo, mi pare che al di là delle battute sia obbligo dell'istituzione tornare su di un settore, al di là delle difficoltà che tu hai detto e che esistono, ribadendo però, lo dico nella sede della Camera di Commercio, che questo è il settore trainante della economia viterbese. I tuoi dati li riconfermo, il 38% delle nostre imprese a Monte a Valle, iscritte alla Camera di Commercio, hanno a che fare con l'agricoltura. Quindi se dovesse in qualche maniera l'agricoltura avere ulteriori difficoltà, l'economia viterbese ne avrebbe ancora maggiore. Io vorrei però che questo tipo di messaggio riferito, oltre che tra me e te, passasse a tutte le istituzioni. L'agricoltura nel viterbese è il settore trainante dell'economia. Le aziende medie, le aziende piccole, le aziende grandi costituiscono la parte importante del nostro PIL. Ora, se poi ridiscutiamo su quello che possiamo fare, ovvero sia che l'unicum che noi abbiamo è l'ambiente, e quindi le agroforestalie, e quindi le produzioni tipiche, e quindi il mercato di Roma a due passi, e quindi volerci far conoscere nel mondo, e poi non sosteniamo gli agricoltori che sono i primi attori che stanno sul territorio, si sappia, lo sappia, perché aiutino le produzioni, si vengono a venire a dirlo, che se muore l'agricoltura nel viterbese, muore una parte notevole della nostra economia. Allora, se questo è vero, allora mi pare giusto anche riconfermare, al di là del momento che non è certo la festa roba, insomma è un momento difficile, questa occasione però di incontro per dire ci siamo vicini alle aziende, abbiamo contezza delle cose che affermiamo, diamoci una mano per sostenere questo settore. Allora mi pare che possa bastare, come dire, questo tipo di principio per motivare il fatto che anche oggi siamo qui. Per non ripetere un po' le cose che spesso ci diciamo, io però a conforto delle parole che ho detto, mi ho sorpreso anche qualche dato dagli amici delle professionali, soprattutto Federico, per confortare maggiormente noi nell'azione che intraprendiamo e intorno alla quale chiediamo doverosamente l'aiuto di tutte le istituzioni per rilanciare, per sostenere, per accompagnare il settore agricolo. Allora, nel Lazio ci sono 650 ettari di superficie, pari al 7,5% di quella nazionale per quanto riguarda la castagna, e noi occupiamo la quinta posizione. Viterbo in tutto questo contesto ha 2.800 ettari, una produzione di 60.000 quintali l'anno per un valore di 7,5 milioni e detiene il 50% del 50% del patrimonio castagnicolo. Allora, se questo è vero, sta a significare quello che dicevi tu, che tra gli altri settori trainanti della nostra agricoltura, quello castagnicolo è ugualmente un settore importante. Faccio riferimento unicamente a quello che tu dicevi, ci limite, potrei cavare nel dire che la provincia nel suo piccolo ha fatto la sua parte, forse dove il mio vicino di Carvino, forse non l'ha utilizzata l'iniziativa che la provincia ha fatto, ma noi contadini, a noi contadini, tu sai, occorre soprattutto la motivazione per realizzare gli obiettivi, poi la pubblicità, sindaco, come fai tu, come faccio io, e seconda cosa, però la provincia, vi posso dire, insieme all'amico Palozzi, ha fatto la sua parte. Io credo che vada riesaminata quel tipo, e lo dico con chiare note, Maurizio, di collaborazione che c'è in atto, perché anche su questo i fondi sono pochi, li troviamo sempre più a fatica, allora vanno finalizzati con una grande accortezza. Non voglio entrare in un dibattito, io pongo solo una riflessione critica. Secondo me, i quattro danari che troviamo anche per la ricerca, per la parte del civile, proprio perché sono solo quattro, vanno spesi nella maniera opportuna. Questo lo passo come messaggio al sindaco e al nostro sistema di. Non vi accorgo di alcuna, dico solo che probabilmente una riflessione critica sulla lotta al civile va apprezzata, perché una partecipazione più diretta, come stanno facendo dei comuni, può essere anche più azzeccata. Poi i lunari ne conosco tanto, ogni tanto la fanno, allora troviamo quelli che si prendono. Ciò detto, la castagna è importante, la nostra agricoltura è importante e dobbiamo sostenerla. Una combattuta è con quella di tutto. Rispetto alle tante problematiche che ci sono, ma forse va ripensato il modello dell'agricoltura. Può darsi sì, perché uno immagina tanti professionali, il mercato globale e via cantando. Però partiamo da qui. Oggi va sostenuta la nostra agricoltura, l'agricoltura viterbese.
laddove gli agricoltori piccoli, medi e grandi sono obiettivamente allo stremo. Allora fare sistema significa denunciare queste cose, allora la festa invece dell'occasione, invece che festa, può essere anche un'occasione di riflessione critica. Chiedere poi alle istituzioni, si parli dell'assessorato regionale all'agricoltura, si parli dell'ARSA, si parli di noi, di fare sistema per drenare quattro soldi puliti, chiari, a favore di un settore che per questa nostra terra è un settore trainante del Paese. Non è una risposta specifica dal Presidente della Camera di Commercio, all'assessore dell'agricoltura. Soliamo il problema della castagna, la affronta in maniera affettuosa, della presentazione della SAIA, e anche impegnato fortemente alla polizia straordinaria per l'estate accesso del paese, proprio per un discorso di ospitalità rispetto alle persone che stanno venendo. Ma crediamo che lo sviluppo lo vedremo nel terzo weekend d'ottobre. Noi stiamo affrontando il problema del settore italiano, poi della economia senese, dell'agricoltura, artigianale e commercio, in maniera forse nuova rispetto al resto della provincia. Approfitteremo per la Saia della Castagna, che valorizza uno dei tanti prodotti che possono fornire, che valorizza il territorio, valorizzando l'economia isoliana della provincia, con il Castello dei Savoie. Abbiamo fatto un accordo con l'associazione di categorie che prevede, al di là di altri aspetti tipici delle politiche sulle aziende di un giorno fatta veramente a Sedano e Cimino, anche la valorizzazione da parte dei prodotti tipici di Soriano e della Duce in genere. Stiamo studiando la possibilità di trovare soluzioni a un marchio che sia quello di Soriano, che non è il Toppi, che non è altri marchi già riconosciuti a livello europeo, ma qualcosa che caratterizzi anche per il consumatore il fatto stesso che quel tipo di prodotto, quel tipo di alimento, quel tipo di allevamento zootecnico, quel tipo di lavorazione artigianale è stata fatta con determinate crisi. Ci siamo posti in un momento di crisi perché non tirano più l'altro settore italiano della provincia di Viterbo, quello dell'edilizia, in un momento di stasi in cui non solo io, ma il resto dei colleghi lo possono dire, grossissime difficoltà anche per quanto riguarda il completamento dell'inizio dei lavori pubblici, se non ritorniamo a valorizzare quello che viene dall'agricoltura, dalla zootecnia, cioè quello che poi è il dato di partenza dell'economia di paese, rischiamo grosso. Per cui è approfittare di questo momento di feste, come sono le feste della Castagna, o le feste del Nocciò, siamo in un momento in cui anche l'olio d'oliva ha fatto parte, noi stiamo cominciando a lavorare a pieno ritmo. Se non riusciamo ad avere dei prodotti di qualità riconosciuti dalla comunità europea, crediamo che comunque sia importante identificare anche i prodotti territorialmente validi e che abbiano poi tutto il resto della capacità ovviamente che è possibile per l'azienda di entrare più avanti da questo punto di vista. Innanzitutto vorrei iniziare a ringraziare la Camera di Commercio, l'amministrazione provinciale e tutti gli enti che in qualche modo ormai da anni hanno con un calendario importante messo insieme tutte le iniziative che il territorio stesso va per valorizzare la Castagna e non solo, quindi va posto un accento su questa situazione, perché in un momento particolare veniva sottolineato da tutti, continuare a valorizzare il territorio cercando di appunto investire sulle risorse importanti in questo territorio già diventa motivo di soddisfazione per chiaramente gli enti che coordinati possono appunto festeggiare i prodotti tipici, ma allo stesso tempo diventa anche motivo di orgoglio per la Camera di Commercio e l'amministrazione provinciale, perché ancora una volta sono vicini agli enti locali e con le difficoltà che ci sono non è cosa semplice, quindi voglio l'occasione per ringraziarli proprio perché in questo momento particolare della castanicoltura dei cimini investire nelle feste della castagna potrebbe sembrare un controsenso, invece già dai incontri che abbiamo fatto con la Camera di Commercio della provincia condivisi con tutti i colleghi sindaci è proprio questo il momento di investire in questo settore, perché noi dobbiamo dare forza alle aziende e
per far sì che questa cultura non sia abbandonata e sia sempre continuamente sollecitata, perché l'abbandono della ragazza di cultura significa non solo una grossa perdita economica e la desertificazione dei paesi, perché faccio un inciso, se a Carmina non ci sono pure castagne, se immaginate quei film riportati nei film western, nei villaggi che cresceva intorno alla miniera dell'oro o dell'argento, nel momento in cui finiva l'oro e l'argento è abbandonato il paese. Noi rischiamo questo e quindi di conseguenza è un fatto molto importante. Dicevo, non solo economico ma anche folcloristico, culturale e ambientale, perché voi immaginate dei Monti Cimini non più lavorati come vengono lavorati e soprattutto attenzionati come adesso, e quindi i disastri che potrebbe provocare dal punto di vista idrogeologico l'abbandono di questo territorio. Quindi è proprio in questi momenti di grossa difficoltà che bisogna investire nella valorizzazione, e quindi questa cosa che stiamo facendo non è assolutamente un controsenso, ma anzi è la strada giusta che tutti noi dobbiamo perseguire. Stasera, come mi veniva ricordato, c'è l'inizio e l'inaugurazione della giornata della castagna di Canavina, con una serata di beneficenza a favore di Viterbo con amore. Ormai siamo arrivati a 11-12 anno che facciamo questa iniziativa. Canavina, come ormai è noto, inizia con una serata di beneficenza e il 31 di ottobre terminiamo con un'ulteriore serata di beneficenza, dove l'incasso di quelle serate, di tutte le cantine, non solo di Santa Corona, andrà ad perseguire un obiettivo che ogni anno la Prologo, il comune e le cantine, che sono poi il motore di questa iniziativa, individuano nelle varie richieste che ci vengono fatte. Durante queste giornate ci saranno appunto momenti folcloristici come il corteo storico e la corsa comunque degli asini. Bene, gli asini non corrono, ma è un momento folcloristico in cui, accompagnati e rievocando il trasporto delle castagne in quello stato del paese, c'è, diciamo, da sorridere vedendo questi simpatici animali che chiaramente con tutte le prescrizioni del caso nel trattare bene gli animali vengono trasportati, e è un momento carino per vivere ancora anche lì la castagnicoltura. Non è solo la castagnicoltura, alla fine saranno comunque i famosi piatti tipici di Canavina. Noi è lì che stiamo lavorando per il sistema delle feste di rete, e credo che nel contributo che ho potuto dare nel sostenere il Presidente della Provincia della Provincia è un pezzo di 15 della Camera di Commercio nel sostenere l'iniziativa, è perché non solo castagne si deve promuovere, si deve promuovere tutto il territorio. Un territorio che tramite la sagra della castagna può avere ottimi benefici, perché noi abbiamo il territorio, abbiamo i prodotti, abbiamo la qualità, abbiamo le tradizioni. In un momento di grande crisi come questo, se non proponiamo quello che abbiamo con forza, con quella forza che ci rimane, non molto probabilmente saremo destinati a scomparire. E allora questa scomparsa non può essere portata a compimento, e quindi bisogna rimboccarci le maniche. Il sostegno dato a Federico Valobella era proprio di rimboccarsi le maniche e continuare con questo spirito. La rete è tutto, che normalmente si mantiene forte il territorio, si mantiene forte il prodotto, si mantiene forte la tradizione, e questo credo che avere i sindaci, avere la provincia, avere insieme alla Camera di Commercio, ne significa dare una certezza anche ai nostri concittadini, che si mettono a disposizione con le associazioni volontariate, con le iniziative, vengono sostenuti dalle amministrazioni per continuare a credere nel prodotto. Oggi siamo davanti a una trasformazione, probabilmente un'ulteriore trasformazione. Qualcuno parla di terza rivoluzione industriale, io sono convinto da tempo che stiamo prendendo quella strada. Noi abbiamo delle possibilità per mettere
in evidenza, no?